Ufficiale il regolamento varato dalla Lega Nazionale Dilettanti per la disputa della seconda fase del campionato di Serie D. Tutto confermato rispetto alle annate passate sia per quanto riguarda l'alta che la bassa classifica. Per quanto riguarda i play-off, partecipano alle semifinali di girone le squadre classificate dal secondo al quinto posto. Le quattro squadre si affronteranno in gara unica e la squadra di casa sarà quella col miglior piazzamento, quindi seconda contro quinta e terza contro quarta. La posizione migliore avrà valore per il passaggio del turno anche in caso di pareggio al termine del match e di equilibrio, anche al termine dei tempi supplementari. In caso di parità di punti al termine della stagione regolare tra le squadre occupanti queste posizioni, si terrà conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità nell'ordine della differenza reti nel confronto, della differenza reti generale, del numero di reti segnate in campionato, del miglior piazzamento in Coppa Disciplina e, in ultima istanza, il sorteggio. Per quanto riguarda la finale, le vincenti si incontreranno a loro volta, sempre in gara unica, con la squadra di casa individuata dal miglior piazzamento ottenuto in campionato. Anche in questo turno, in caso di parità, al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari. Se il pareggio dovesse persistere, supera il turno sempre la squadra con il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione. Confermati gli scontri diretti per sancire retrocessioni e salvezze, le squadre classificate al 17° e 18° posto retrocedono direttamente in eccellenza. Nel caso due o più squadre occupino al termine del campionato il penultimo posto, tre o più sodalizi l'ultima posizione, dopo che la classifica avulsa individuerà le migliori due, saranno gli spareggi, gare uniche in campo neutro, a determinare le squadre retrocesse o partecipanti ai play-out. Se due o più squadre al termine del campionato occupano il 13° posto, per determinare la squadra che parteciperà al play-out si terrà conto dei punti conquistati negli scontri diretti, della differenza reti negli stessi incontri, della differenza reti in campionato, del maggior numero di gol segnati in campionato e infine il sorteggio. Le squadre classificate al 16° e 15° posto sono retrocesse direttamente se il distacco rispettivamente dalla 13° e 14° è pari o superiore agli 8 punti. Nel caso due o più squadre si siano classificate al 16° posto ed abbiano un distacco di 8 o più punti dalla 13° prima dei play-out, sfide spareggio in gara unica in campo neutro, eventuali supplementari e rigori. Chi perde retrocede in eccellenza, chi vince gioca i play-out. Stessa procedura nell'ipotesi in cui due o più società si trovino al termine del campionato al 15° posto con un distacco di 8 o più punti dalla 14°. Per i singoli play-out confermati gli scontri diretti in gare di sola andata in casa della squadra meglio piazzata, chi perde retrocede in eccellenza, chi vince si salva. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati supplementari e persistendo la parità retrocederanno le squadre peggior classificate al termine della stagione regolare.